Ciao, allora benvenute nel video dei top del mese di agosto 2017. Il primo top che vi mostro, e ho pensato di farvelo vedere adesso prima che fosse finito, è questo blush della Essence, della nuova collezione, quelle con le cialdine che si possono mettere nel contenitore, ma io la uso così. Allora, è bello perché ha il coperchietto. Che si può togliere e la cialdina dentro è questa. Questo è il numero 01 It's Berry Time, è un soft matte blush, 1,7 grammi e viene 1,95 euro, quindi ottimo prezzo. Il colore è, eccolo qua, un rosa completamente opaco. Vediamo se riesco a farvelo vedere, eccolo. Non è così acceso come sembra una volta applicato. E poi si sfuma bene. Trovo che sia, vedete che, ecco, perfetto. Intanto ne ho preso davvero tanto, però si sfuma bene. E quello che indosso adesso che sembra quasi impercettibile alla fine, perfetto per l'estate, quando si è appena un po' più abbronzate, ad esempio, come me. E io amo i blush opachi. Questo si sfuma davvero molto bene. Guardate, poi ta 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 ta. Dà appena un po' di colore senza fare l'effetto Heidi, quindi è molto molto valido. Anche se si suda durante il giorno, comunque tende a non fare macchie di colore, cosa molto importante. Mal che vada, se iniziamo un po' a colare, si fa una passata su tutto il viso, ma perfetto. Cos'altro dire? Io devo dire che questo mi è piaciuto tanto, per il prezzo che ha. Secondo me vale la pena sia da usare così singolo oppure da mettere in una palette, ad esempio per fare vari prodotti. Va bene anche come ombretto perché comunque usandolo abbastanza è bello pigmentato e quindi ve l'ho fatto vedere prima che finisse per promuoverlo. Altro prodotto che promuovo è questa crema corpo della Bottega Verde, questa è la vaniglia nera e io la adoro. Io adoro questa profumazione, quindi sapete che wow. Devo dire che non è propriamente estiva, però io l'ho finita in questo periodo. E quando la ricompro per la stagione invernale sicuramente. È un 200 ml, io ho approfittato di uno sconto per acquistarla. Sento il profumo da qui, cioè è fantastica. Oltretutto è una crema corpo, sì, ma è più un latte, quindi è abbastanza leggero. E si stende bene, assorbe facilmente e lascia il profumo oltre che sulla pelle anche sui vestiti. Per me è paradisiaca. Se vi piace questo tipo di profumo, davvero wow! Sì, è invernale effettivamente e siamo ad agosto, ma io l'ho finita adesso, come vi ho detto. E appena trovo una promozione adeguata, almeno lo sconto del 50 che spesso c'è, la riprendo per questo inverno e assolutamente se vi piacciono i profumi speziati, questa ve la straconsiglio. Ultimo top per questo mese, e questa sicuramente è una crema più estiva, è del Yves Rocher ed si chiama Latte Idratante con Polpa d'Aloe Vera della linea Hydratation. Eccola qua. Questo è un campione da 30 ml che mi è durato anche abbastanza, ma mi sono segnata il prezzo. E 200 ml costano 9,50 euro, ma è spesso in promozione a 4,50 euro, 4,95 euro. Allora, intanto questa è una crema idratante che mi è appena uscita, che è delicata, assorbe molto molto velocemente, guardate, è già assorbita e non è affatto unta, è perfetta per l'estate, ha un profumo fresco, sembra proprio aloe. Fresco ma non troppo e comunque sia non persiste né sulla pelle né sui vestiti. La trovo davvero, come ho detto, perfetta per chi ha fretta di vestirsi oppure in estate dopo la doccia per non essere troppo unte o non si vuole roba pesante sulla pelle. Applicate questa e sembra quasi una crema a mano, è già assorbita, però è molto idratante. Questo sì, davvero ha un potere anche se sono arrossata o le scottature, tende davvero a lenire la pelle oltre che reidratarla. Quindi questo è un prodotto che io sicuramente vi consiglio. Stavo leggendo se c'è scritto qualcos'altro, ma dice che senza oli minerali, senza coloranti, senza parabeni e quindi va anche bene per la pelle.
Questo sicuramente è un prodotto che vi straconsiglio ed è più adatto per l'estate, effettivamente. Allora, questi erano tutti i top del mese di agosto. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come siete trovate. Io, come sempre, spero di esservi stata utile e mi raccomando, intanto metti un like al video se ti è piaciuto, poi iscriviti al canale così non perdi le prossime recensioni beauty e mi raccomando, clicca anche sulla campanella così verrai avvisato ogni volta che carico una nuova recensione. Alla prossima, ciao!